Buon pomeriggio e ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria. Oggi venerdì 14 giugno, sono le ore 14, 6 minuti e 47 secondi. Stiamo per aprire come ogni pomeriggio i telefoni di Radio Maria per ascoltare le voci delle tante amiche e tanti amici che ci seguono da tutta Italia e non solo. Ricordiamo quindi sin da subito il numero della diretta 031 610 610 per gli amici che chiamano all'estero, invece il prefisso è 0039 e poi 031 610 610. Potrete inoltre intervenire in diretta scrivendo anche un messaggio su WhatsApp allo stesso numero. Oggi io e Valentina vogliamo presentare e farvi scoprire la bellezza del nuovo libro scritto dal nostro direttore, Padre Livio, dal titolo Cercate il volto di mio figlio, l'esortazione della Madonna a Medjugorje, edizioni Sugarco, un capolavoro prezioso di cui Padre Livio ci ha fatto dono. Veramente, e tra l'altro se già lo avete ordinato e ce l'avete in casa, nella vostra borsa oppure in auto, vi consigliamo di andare a prenderlo, così tra poco lo sfogliamo insieme. Se invece ancora non lo avete, non vi preoccupate, perché ci potrete seguire in video diretta sulla nostra pagina Facebook. Seguire la video diretta sarà semplicissimo. Come fare? Andate sul nostro sito radiomaria.it e poi vi basterà cliccare sull'icona di Facebook. La riconoscete subito poiché è contraddistinta dalla lettera F. A proposito di Facebook, ricordiamo brevemente tutti gli altri canali social, quindi in costante aggiornamento sono Instagram, Twitter, Telegram e il nostro canale YouTube. Vi invitiamo a seguirci per non perdere foto, video e audio in tempo reale. Molto importante è sicuramente il blog di Padre Livio, al quale potrete accedere digitando sul motore di ricerca blogdipadrelivio.it oppure, come gli altri social, accedere direttamente dal nostro sito. Infine, per qualsiasi dubbio, richieste e informazioni potrete chiamare la nostra segreteria allo 031 610 600, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, il sabato dalle 9 alle 11:30, oppure inviate una mail a info.ita@radiomaria.org o un messaggio su WhatsApp allo 031 610 610. Ecco, quindi, come avrete potuto capire, ci attende una bellissima ora nella quale vedremo come è strutturato il libro Cercate il volto di mio figlio, l'ultimo scritto da Padre Livio. Tratta tematiche interessanti per noi giovani e non solo, che viviamo purtroppo in una società illusa nella sua presunzione di poter fare a meno di Dio e di conseguenza della straordinaria potenza di salvezza sprigionata dal cristianesimo. Invitiamo quindi tutti i giovani all'ascolto poi ad intervenire anche in diretta, forza, vi aspettiamo, e per farvi meglio assaporare la bellezza di questo libro io e Jasmine abbiamo scelto di leggervi alcuni pensieri spirituali contenuti appunto nell'ultimo scritto di Padre Livio. Inoltre c'è un'innovazione in questo libro che è determinata dal fatto che al suo interno troverete 78 pensieri che occupano ciascuno circa 2 pagine. E ogni argomento è a sé stante e questo ci dà la possibilità, in una società frenetica in cui viviamo, proprio di ritagliarci del tempo per nutrire la nostra anima e di arricchirci non solo culturalmente ma anche spiritualmente. E inoltre di non avere il pensiero, insomma, di aver lasciato la lettura in sospeso, poiché questa struttura ci dà proprio l'opportunità di posare il nostro libro e poi di riprenderlo il giorno seguente approfondendo un'altra tematica diversa ma comunque coerente e armonica con le altre. Una volta che io e Valentina avremo posto alla vostra attenzione una parte delle tematiche contenute nel libro Cercate il volto di mio figlio, apriremo i telefoni a voi amici all'ascolto proprio per sentire gli spunti di riflessioni che questa lettura vi ha fatto emergere.
emergere e vogliamo ascoltare proprio le vostre considerazioni e pensieri sui temi che tra poco vi andremo a leggere e a commentare insieme con questo libro. Quindi invitiamo specialmente i giovani, perché è proprio una trasmissione per voi, soprattutto aperta a tutti, ma soprattutto per i giovani, che sono quelli più influenzati da questa società che ci sta affliggendo. Esatto. Quindi vi aspettiamo tra poco qui in diretta allo 031 610 610. Ma prima facciamo un breve stacco musicale e poi torniamo da voi con la descrizione del libro. Eccoci qua, siamo in video diretta sulla nostra pagina Facebook e vi stiamo inquadrando proprio il libro del nostro direttore Padre Livio. Titolo, lo ripetiamo, Cercate il volto di mio figlio. Sottotitolo, L'esortazione della Madonna a Medjugorje, edizioni Sugarco. Ciò che colpisce è sicuramente l'immagine scelta per la copertina, luminosa e cattura l'occhio. Gesù è qui rappresentato come il buon pastore, un volto rassicurante con il vincastro, il bastone dei pastori, tra le mani. Come mai questa scelta però? Perché la Madonna, ci dice Padre Livio, ci fa conoscere il volto di suo figlio attraverso i suoi messaggi e ci invita a conoscerlo in modo tale da vedere in lui il buon pastore che ha cura delle nostre anime. Esatto, quindi questo è un libro di catechesi e di spiritualità. Come anticipato in apertura, è costituito da pensieri non molto lunghi che riguardano il nostro cammino di santità, la nostra vita spirituale e il nostro rapporto con Dio. Molti di questi pensieri sono presi come spunto dai messaggi della Madonna. Ogni pensiero è a sé stante e in tutto sono quasi un'ottantina di pensieri e il libro è costituito da 200 pagine. Questo è un libro di spiritualità che non occupa molto spazio, quindi potete portarlo comodamente nel vostro zaino, nella vostra borsa e anzi, adesso che ci stiamo avvicinando al periodo estivo, vi consigliamo questo libro come lettura per l'anima da portare in vacanza con voi. Quindi vi potrete ritagliare quei 5-10 minutini al giorno, tutti per voi, per leggere proprio un pensiero per alimentare la vita spirituale di tutti i giorni. Eh sì, Padre Livio ha proprio pensato a noi, cioè proprio venuto incontro, e tramite questa struttura permette anche a noi ragazzi di riavvicinarci alla lettura, alla bellezza di sfogliare un libro tra le mani. Quindi anche i nonni, i genitori all'ascolto possono pensare di fare un dono ai propri nipoti, ai propri figli, ma anche per loro stessi, perché è una lettura al passo coi tempi, scorrevole e davvero arricchente. Il libro è disponibile su tutti gli store online e nelle migliori librerie e a Radio Maria, ovviamente. Solo se lo ordinate a Radio Maria ricevete anche un piccolo ma prezioso dono che Radio Maria allega, la speciale corona blu del Santo Rosario. È bellissima, adesso ve lo stiamo mostrando anche in video diretta sulla nostra pagina Facebook. Bellissima. È molto bella. E per richiederlo potrete quindi chiamarci o scriverci su WhatsApp allo 031 610 610, in segreteria 031 610 600 oppure attraverso una mail info.ita@radiomaria.org. Benissimo, allora Jas, direi di iniziare subito a leggere alcuni pensieri spirituali tratti dal libro Cercate il volto di mio figlio. Allora, anche voi all'ascolto che avete già il libro di Padre Livio, potrete sfogliarlo perché andiamo a pagina 11. Invece lo ricordiamo per chi non ha ancora il libro, ci potrà seguire in video diretto dalla nostra pagina Facebook. Sì, noi adesso abbiamo qui proprio il libro di Padre Livio e iniziamo a sfogliarlo insieme a voi, perché anche noi non abbiamo proprio iniziato a leggerlo tutto, quindi sarà una scoperta insieme a voi.
Esatto, allora iniziamo dal primo trafiletto, dal primo argomento che io e Jasmine abbiamo scelto. Si intitola "Figli miei, in momenti di confusione e rinunce dovete solo cercare il volto di mio figlio". La nostra situazione esistenziale è di confusione, agitazione, inquietudine. La regina della pace ci dice che in momenti come questi, dove fra l'altro spiccano falsi profeti e personalità ambigue che vogliono approfittare soprattutto della debolezza altrui, dobbiamo solo guardare a Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Dobbiamo aggrapparci a Lui e ascoltare la Sua parola. Dobbiamo vivere un rapporto di fede profonda con Lui, in modo tale che ogni giorno ci prenda per mano e ci guidi, ci conforti, ci sostenga, ci dia il coraggio delle decisioni e il discernimento per scegliere la via giusta. Facciamoci guidare da Gesù affinché ci dia la Sua luce, che ci renda consapevoli degli inganni che ci tende il principe di questo mondo. Questo suggerimento della Madonna deve accompagnarci ogni giorno, perché la situazione nella quale ci troviamo è difficile e sarà lunga. Siamo entrati nel tempo delle prove, che non sono solamente la pandemia e i problemi legati al lavoro e all'economia. Le prove sono soprattutto di carattere spirituale. Le prove più difficili saranno quelle della fede, della speranza e della carità. Saremo tentati di abbandonare la fede come se Cristo non fosse il Salvatore, il Signore, come se la Sua parola di vita eterna non fosse più vera. Questa è la tentazione dei nostri giorni, nella quale sono caduti molti. Questa prova della fede diventerà dirimente nei momenti in cui sarà necessario decidere se ascoltare quello che ci dice la Madonna o il mondo. In questa battaglia non siamo spettatori, siamo attori, ci dice Padre Livio. Dobbiamo scegliere da che parte stare. Non bisogna aspettare. Fin da ora dobbiamo fissare gli occhi su Gesù Cristo, affidarci a Lui e fidarci di Lui. La Sua parola sia il nostro cibo quotidiano. La Sua luce illumini i nostri passi. L'Eucaristia sia il nostro nutrimento. La Sua presenza sia viva nella preghiera continua. C'è solo un modo per uscire da questa situazione: aprire il cuore a Cristo, abbracciarlo e non lasciarlo più. Ecco, quindi iniziate anche a prender nota di qualche parola che vi ha colpito dello scritto di Padre Livio e dopo insieme la commentiamo. Sì, adesso continuiamo con un altro capitoletto. Andiamo adesso a pagina 36, al capitolo 19, che si intitola "Iniziare la giornata cercando Dio". Ecco, lo stiamo sfogliando anche noi dalla nostra video diretta. Benissimo. Cari amici, vi esorto anche oggi a iniziare la giornata cercando Dio. Questa è la soluzione a tutti i problemi, soprattutto quelli di carattere esistenziale, perché finché restiamo nelle tenebre dell'incredulità e dell'indifferenza che caratterizzano i nostri tempi, non troviamo nulla di buono. Affinché cambino il nostro sguardo sul mondo, il nostro cuore e la nostra vita, è necessario pregare cercando la luce di Dio, la sua verità, cercando Gesù, la grazia della fede. In questi decenni la nostra generazione si è lasciata sedurre da una prospettiva di un mondo nuovo senza Dio, con la felicità a buon mercato. Il risultato è sconfortante: non abbiamo più la fede, la grazia della preghiera e dei sacramenti, non ci sentiamo più membra della Chiesa. Siamo allo sbando, corriamo qua e là affannosamente e senza meta.
Le promesse del mondo senza Dio, in cui l'uomo si sente libero di fare ciò che vuole, in realtà sono le promesse del diavolo. Lui sì che ci incatena a sé. Il mondo senza Dio è un grande inganno, perché perde di prospettive, di senso, di valori. Perde soprattutto l'impostazione di fondo, ovvero di essere un viaggio verso l'eternità, verso l'immortalità, verso la felicità. Capiamo allora che una vita nella fede è degna di essere vissuta, anche facendo sacrifici e rinunce. Una vita senza la prospettiva di un traguardo, se non quello di finire in un pugno di polvere, è deprimente, è asfissiante, è invivibile. La promessa che non c'è Dio è quindi che non c'è il giudizio al termine della vita, nessun premio e nessun castigo, è un grande inganno. Questa non è la vera libertà. Nel mondo senza Dio, in realtà, diventiamo schiavi degli uomini. La falsa libertà promessa a tutti quelli che, abbandonando la fede, rivendicano l'assoluta autonomia dell'uomo, in realtà li mette in balia dei più forti, dei più ricchi, dei più astuti, dei più cattivi. Allora, senza Dio c'è libertà? No. C'è schiavitù. È l'inferno anticipato sulla terra. Senza Dio non c'è futuro, non c'è benedizione. Il mondo senza Dio crollerà, come tutto quello che Satana costruisce è destinato a crollare. Solo Dio è amore, libertà, felicità, futuro, pace, protezione, anticipo di paradiso su questa terra. Il cambiamento dei cuori deve avvenire adesso. Fin da ora possiamo sperimentare la bellezza della vita con Dio, attraverso la preghiera, il silenzio interiore, la ricerca di Dio. Possiamo uscire fuori dalla caverna dell'immanenza nella quale il mondo si è rinchiuso. Con una vita semplice di disciplina spirituale, osservando i comandamenti, pregando, con la carità e l'operosità orientata al bene, possiamo fin da ora sperimentare la bellezza della vita con Dio e quindi assaporare il paradiso su questa terra. Dobbiamo essere fin da ora la forza che cambia il mondo, le scintille dalle quali scaturirà il grande incendio delle conversioni. Ecco, quindi questo era il secondo spirituale, il secondo pensiero spirituale scelto da noi dal titolo Iniziare la giornata cercando Dio. Adesso passiamo al terzo pensiero spirituale che abbiamo scelto di leggervi. Come vedete, appunto, sono tutti pensieri a sé stanti, ma comunque che hanno un filone, seguono comunque un filone, e poi sono veramente brevissimi. Sì, sì, sì. In 5 minutini al giorno lo dedicate ad arricchire il vostro spirito, la vostra anima, e è veramente una perla, veramente. Allora, ci dirigiamo adesso a pagina 64. Vediamo il tempo di sfogliare il libro, anche noi lo stiamo facendo in video diretta, proprio in regia. Insieme a voi. È proprio una scoperta insieme. Bellissimo. Allora, questo pensiero spirituale si intitola L'immensa grazia della presenza di Maria in mezzo a noi. Ecco, già qui dal titolo fa già capire tanto. Allora, iniziamo. Padre Livio ci dice: cari amici, la presenza della Madonna in mezzo a noi è una grazia immensa. Nella storia bimillenaria della Chiesa non è mai successo. Questo fatto ha delle ragioni molto gravi, ovvero la grande crisi di fede che si è abbattuta sull'Occidente, che ha incrementato il progresso ma senza Dio, come se Lui non fosse il creatore.
La grande apostasia, più volte denunciata dal Magistero della Chiesa da Paolo VI a Francesco, ha reso necessaria la presenza quotidiana di Maria. Già il fatto che la Madonna appaia è un grande rafforzamento per la nostra fede, fermo restando che essa deve essere alimentata dalla preghiera e da una condotta di vita orientata alla santità. Gli apostoli, pur avendo sentito molte volte da Gesù che sarebbe risorto dai morti, quando lo hanno visto morto in croce hanno tentennato. Già allora sono state necessarie le apparizioni del risorto per rafforzare la loro fede. La Madonna scende sulla terra ogni giorno e questo ci fa capire che l'aldilà esiste. Padre Livio scrive: «La prima volta che sono stato a Medjugorje ho capito proprio che la Madonna c'è, esiste e di conseguenza il cristianesimo è l'unica religione vera». Il fatto che la Madonna sia presente conferma che il cristianesimo è vero, perché è fondato proprio sulla testimonianza di Maria. Lei è la prima che ha creduto nell'incarnazione e nella risurrezione. Nel suo grembo il Verbo si è fatto carne. Maria è stata la prima discepola del Signore. La nostra generazione ha bisogno dell'aiuto fondamentale della presenza di Maria, anche perché l'apostasia dilagante altro non è che lo scioglimento dell'odio satanico. Satana è sciolto dalle catene, mira a diventare il padrone del mondo, vuole conquistare quante più anime possibili. Le apparizioni rafforzano la fede personale. Tutti quelli che sono stati a Medjugorje hanno sentito nel cuore la chiamata, hanno appurato la presenza di Maria, che li ha fortificati nella fede e nel cammino di conversione. Negli ultimi decenni siamo passati dalla fede al paganesimo. Il passaggio successivo è lo sprofondare negli abissi. Questa è la prospettiva che abbiamo davanti. La presenza di Maria è una grande luce, una forza vera, una grazia immensa di cui non siamo consapevoli appieno. Se solo pensassimo che la Madonna ogni giorno scende dal cielo e viene in mezzo a noi, se comprendessimo il valore altissimo dei suoi messaggi, se vivessimo veramente gli insegnamenti delle sue parole che sono rimedi per vivere già su questa terra un pezzo di paradiso. La Madonna è qui per vincere la battaglia contro il male e strappare quante più anime possibili dalle grinfie di Satana. Nei cuori c'è l'odio, la prepotenza, la bramosia di demonio, tutti sentimenti satanici paragonabili a una bomba d'orologeria pronta ad esplodere da un momento all'altro e distruggere il mondo, ed è proprio quello che vuole il demonio. In questa situazione in cui il mondo è malmesso, la Chiesa talvolta tentenna, l'umanità è sull'orlo dell'abisso. La presenza di Maria infonde in noi l'impegno, la speranza ed il coraggio. Andiamo avanti con fiducia e mettiamoci sotto il suo manto. Un bel capitolo anche questo sulla presenza della Madonna, importantissimo. Adesso andiamo a un altro capitolo. Qui invece stiamo per trattare il tema della pazienza, una delle virtù più importanti che ci servono tanto in questi tempi. E appunto andiamo a pagina 129 del nostro libro Sfogliamolo Insieme. Siamo al capitolo 60, ma sono talmente brevi che questo libro siamo sicuri che lo mangiate in un attimo. Sì, perché sono interessantissimi. Sì, uno al mattino, uno al pomeriggio, uno alla sera, in un attimo è vero, finito tutto. Che bello, e anzi vorrete ricominciare a leggerlo. Esatto. Allora, quindi siamo al capitolo 60, la virtù della pazienza. Cari amici, vorrei parlarvi della virtù della pazienza. Siamo in tempi difficili, in un certo senso drammatici.
è in atto la grande lotta fra la donna vestita di sole e il drago infernale. In tempi come questi è necessaria la pazienza, la resistenza al male, gli assalti dell'impero delle tenebre, alle seduzioni, agli attacchi, agli scoraggiamenti. Ogni giorno bisogna resistere saldi nella fede, nella preghiera e nell'adempimento dei nostri doveri. È solo così che si esce vittoriosi dalla battaglia quotidiana. La vittoria non è eclatante, il male lo è. Il male è sempre roboante, vuole intimidire, ma la sua è una falsa forza. Questo deve rassicurarci. Il male ha già perso la grande battaglia grazie alla morte in croce di Cristo. Il maligno può agire per permissione divina, ma non può andare oltre determinati limiti che Dio permette, perché noi, attraverso il combattimento spirituale, possiamo essere protagonisti dell'opera della redenzione. La prospettiva deve essere sempre questa: nell'umiltà, nella pazienza e nella resistenza, alla fine si vince, innanzitutto nel combattimento spirituale, poi sul piano umano. È la capacità quotidiana di non retrocedere, di costruire mentre si demolisce, di essere operosi nonostante le avversità. Questo è l'atteggiamento che dovremmo avere. Oggi il mondo vuole demolire la Chiesa, svuotare la fede cristiana, abolire la croce. Noi, singolarmente, dobbiamo essere fortezze che resistono, non si arrendono, non cedono. Non possiamo farcela da soli, ovviamente. Dobbiamo chiedere aiuto a Dio, nostra forza. Questo è il metodo di Dio, completamente opposto al fracasso dell'impero delle tenebre. La resistenza di ogni cuore, la pazienza dei piccoli, degli umili, dei deboli. Questa resistenza molte volte porta anche al martirio. La fedeltà deve essere vissuta fino alla morte. Dobbiamo resistere nella fedeltà a Cristo anche a costo della vita e di tante sofferenze e mortificazioni e andare avanti. Le opere con cui Dio tiene viva la Chiesa e diffonde la fede nascono sempre nel silenzio e nell'umiltà. Vanno avanti nella testimonianza e nella resistenza alle bufere. Laddove c'è il bene, c'è sempre l'attacco del diavolo che seduce, tortura, schiaccia, distrugge. Dobbiamo essere forti. Dobbiamo resistere. La pazienza e la fortezza sono due virtù tipiche di questo tempo, dove il male dilaga, la fede si dissolve e si cede al nichilismo. Resistiamo con fortezza al male, senza pretendere una grande vittoria. Il fatto di resistere già lo è. Dio centellina le vittorie, cosicché rimaniamo nell'umiltà. Dobbiamo ringraziare Dio anche per le vittorie spirituali che otteniamo. Ringraziamo Dio per la grazia della perseveranza, della conversione. Con la stessa pazienza e dedizione dell'agricoltore, occupiamoci della nostra anima. Strappiamo le erbacce, seminiamo con amore e attendiamo che i germogli crescano. Ecco, quindi abbiamo letto quattro pensieri spirituali contenuti all'interno dell'ultimo libro scritto da Padre Livio dal titolo Cercate il volto di mio figlio, l'esortazione della Madonna a Medjugorje per Edizioni Sugarco. Adesso quindi diamo spazio a voi giovani all'ascolto. Sì. Vogliamo sapere quali espressioni lette vi hanno maggiormente colpito,
quali sono le riflessioni che questa lettura ha suscitato in voi e quali le vostre considerazioni. Noi vi attendiamo in diretta allo 031 610 610. Mi raccomando, non vediamo l'ora di confrontarci con voi. Esatto, potrete scriverci anche tramite WhatsApp, sempre lo stesso numero 031 610 610. A tra poco. Eccoci in vostra compagnia. Oggi, come avete potuto ascoltare, stiamo presentando il nuovo libro di Padre Livio, Cercate il volto di mio figlio, l'esortazione della Madonna a Medjugorje. Ora aspettiamo appunto da voi le vostre considerazioni e sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto? Sì, sono io. Eccoci. Sì, sì, benvenuto. Ah, sì. Scusate. Aspettavo. Allora, ciao, io sono Roberto, ho 34 anni, ma in realtà sono a metà fra la pastorale giovanile e quella delle famiglie perché ho tre figli. Benissimo, un ibrido, tra virgolette. Sì, mi trovo in viaggio. Mi ha colpito dei vari passaggi la parte in cui dice appunto che siamo presi da tante cose, che senza Dio non c'è un obiettivo, ed è verità, nel senso che nel momento in cui alla tua vita non inserisci nella tua vita Dio e il rapporto con Dio e la preghiera, non riesci a gustare tutto il resto. Io ho detto, ho tre figli, ho una famiglia. Se non ci fosse l'aiuto e il sostegno della preghiera e anche del rapporto con Dio, tante cose non riuscirei né a gustarmele né, tra virgolette, ad avere quella pazienza di cui si parla nell'altro argomento che avete trattato. Sì. E quindi sicuramente nasce dal rapporto con Dio questa cosa. Quello che mi veniva in mente è che se non vai in chiesa, se non parli con persone che vivono la chiesa, di Dio nel mondo giovanile oggi non ne senti parlare, non se ne parla, sì, ed è un tabù. È vero.
E quindi diciamo farebbe bene a veramente a tutti i giovani, un po' come il beato Carlo Acutis cercava di, futuro santo, cercava di promuoverlo. I giovani che stanno in chiesa dovrebbero cominciare a avere la forza, a chiedere a Dio la forza di parlarne, di testimoniare in maniera forte, perché è vero che nel momento in cui poi ha un amico, ha un'amica, una persona, un ragazzo, lo fa incontrare con Dio, seppur uno solo su 100 a cui parli, comunque quell'uno lo conduce alla, lo aiuti nella salvezza, lo porti veramente a incontrare una luce forte. A me ha cambiato la vita l'incontro con alcuni ragazzi che facevano un particolare cammino, che mi hanno portato all'interno di questa, della chiesa, sì. E da lì li devo ringraziare, questi testimoni, queste persone, perché appunto mi hanno permesso di incontrare questa verità. E che nella vita sembra facile la vita, perché da giovane tu non ti rendi conto che davanti, no, hai magari speri di arrivare a 80 anni, ma in realtà nella mia vita mi è stato dimostrato che anche persone più piccole di me la vita la perdono facilmente. È proprio vero. E quindi pensi di avere sempre tempo di convertirti, di incontrare, di fare famiglia, di fare figli, di fare queste cose che poi nella vita ti danno veramente un senso, una maturità. E quindi si pensa sempre di è bello rimanere piccoli e poi ci, lo farò dopo, si rimanderà costantemente. Invece non è così, cioè il mondo si costruisce, i frutti si portano, e anche faticando, perché avere 3 figli a 34 anni e lavorare 8-9 ore al giorno con l'aiuto di mia moglie e con l'assistenza preziosissima di mia moglie Chiara è una fatica, è un sacrificio, ma ripeto, col sostegno di Dio e avendo nel cuore l'idea che lo stai facendo perché comunque stai collaborando alla vita e alla creazione della vita, ti stai mettendo a disposizione di Dio, tutto questo ha un sapore, ha un qualcosa, assume un tono diverso, una cosa diversa. Però senza Dio tutto questo invece rimane semplicemente un peso, una fatica che alla fine dici ma chi me l'ha fatto fare? E quindi c'era quel discorso di dire se tutto punta ad essere polvere o l'obiettivo è che alla fine saremo polvere, non puoi dare un senso a queste fatiche, a questi sacrifici. Ma abbiamo avuto anche una figlia con una problematica importante che poi ringraziando Dio si è superata con un po' di tempo, e in quel tempo te li fai due domande, ti dici ma come mi sono aperto la vita, come vado in chiesa, come prego, come faccio tutto questo, e mi arriva questo dolore, questa sofferenza grande di una bambina in terapia intensiva neonatale. Però dopo lo capisci sia prima perché Dio ti ha messo sulla sua strada, Dio e la preghiera, e quindi ti ha dato un'arma per avere quella pazienza in questi momenti, sia perché dall'altra parte lo ha fatto per farti sentire, per farti capire quanto hai bisogno di Lui nella vita, perché ripeto e chiudo che da giovani sembra tutto bello e facile. Ma solo perché non ci buttiamo nella vera vita, ne rimaniamo distanti, ne rimaniamo distaccati, cerchiamo di fuggire i problemi, le sofferenze, la maturità, il lavoro, vogliamo sempre divertirci, ma poi la vita alla fine ce lo mette davanti, la maturità, ci chiede conto, tra virgolette, di questo aver perso tempo prima. E non bisogna perderlo questo tempo, quindi è quello che mi sento di dire, è proprio questo, insomma. Guarda, hai fatto una riflessione bellissima, perfetta, hai toccato tutti i punti che abbiamo letto. Siamo in questa anche noi veramente sì, senza parole, perché davvero. Sei così giovane, hai 34 anni eppure hai toccato tutto quello che noi giovani veramente viviamo. Esatto, sì. Ma è quello che proprio sta dicendo anche padre Livio nelle sì. sue dirette del mattino, sta toccando questi punti, lui vuole farci, perché ci mettiamo sì. tutti quanti, ci vuole far pensare non a quello che stiamo vivendo adesso. Lui dice ci stiamo facendo influenzare dal modernismo, da questa materialità delle cose, invece no, noi dobbiamo guardare al futuro, non dobbiamo guardare al tempo di adesso ma all'eternità, perché noi non siamo corpo, siamo anima. È questo che dice padre Livio, e tu hai fatto una riflessione proprio su questo, che è quello che stiamo dicendo, è quello proprio che dice padre Livio, e complimenti perché questa tua testimonianza
deve far riflettere molte persone, molte giovani. Complimenti davvero. Sì, grazie di cuore Roberto. Anche quando dicevi che grazie alla fede si arriva alla luce, anche qui nel libro di Padre Livio, Cercate il volto di mio figlio, c'è proprio un paragrafo inerente al mito di Platone, della caverna, esatto. Qui, attualità del mito della caverna di Platone, è proprio vero, cioè solo uscendo dalle nostre tenebre, da appunto poi quello che è il modernismo, si arriva veramente alla luce, ovvero a Dio, alla vera verità. Quindi, grazie a voi. Grazie mille a te, Roberto, per questa testimonianza molto preziosa. Sì. Grazie. Grazie. Ciao a Roberto, un abbraccio. Buona giornata. Grazie. Ciao. A voi. Che dire, Valentina? Mamma mia, bellissimo. Cioè, è stato proprio veramente lineare. Sì. Spero che ci siano stati tanti ragazzi giovani in ascolto, perché caspita. Sì, anche il fatto di dire poi c'è tempo. No. Insomma, comunque anche noi sperimentiamo, abbiamo delle amicizie o comunque persone vicine che invece hanno perso la vita da ragazzi. Sì. Non è così scontato, quindi veramente riflettiamoci. Sì, perché noi non dobbiamo mai perdere il punto di riferimento, che è Dio. Sì. E Dio è vera felicità, come dice Padre Livio. E senza di Lui non abbiamo veramente nulla, perché dopo cosa abbiamo? Se vuoti. Il vuoto? Vuoti. No. Esatto. Proprio dobbiamo riferirci a Lui, attraverso Dio, attraverso soprattutto la voce della Madonna, attraverso i Suoi messaggi. Sono importanti quando ci dai messaggi. Ci sta dando dei moniti, non dobbiamo mica ignorarli. E quindi è questo quello che Padre Livio vuole farci capire: non lasciarci andare alle cose del mondo, materiali, futili. Esatto. Andare oltre con la preghiera, soprattutto preghiera, digiuno e silenzio, la fede. Adesso ascoltiamo un'altra testimonianza, un'altra riflessione. Vediamo già che abbiamo in linea. Pronto? Pronto. Sì, benvenuta cara, come ti chiami? Sono Antonietta, benvenuta. Hai avuto modo di ascoltare appunto qualche pensiero spirituale di Padre Livio e poi anche gli ascoltatori precedenti che hanno lasciato le loro testimonianze? Sì, io seguo sempre tutte le catechesi di Padre Livio per radio. Benissimo. Quindi, siccome in famiglia nessuno crede, sono tutti lontani da Dio, io sono l'unica che mi prendono pure in giro, ma io non mi, come ha detto Padre Dio, ci vuole molta pazienza, preghiera e digiuno, e io prego per loro affinché si convertano. Esatto, bravissima, avanti così allora, come poi anche Padre Livio ci dice che in un passaggio del libro che abbiamo letto, lui proprio ci sprona ad andare avanti e di metterci sotto il manto della Madonna. Poi volevo chiedere una cosa. Sì. Io ho 4 nipotini, sono una nonna. Oh, che bello. Come potrei fare per metterli per far costruire questo manto della Madonna? Certo, allora puoi chiamare la nostra segreteria allo 031 610 600 e lì parli direttamente con uno dei nostri volontari, loro sono lì fino alle 17 e appunto dici che hai il desiderio di mettere i tuoi nipotini sotto il manto della Madonna per il velo di Maria Bambina, l'iniziativa di Radio Maria. E altrimenti, okay, se hai più dimestichezza con il cellulare puoi anche scriverci. No, no. Ok, allora ti consigliamo di chiamare la segreteria allo 031 610 600. Grazie. Ma di niente. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao, un abbraccio, cara.
Esatto, anche appunto ricordiamo la nostra iniziativa aperta Il velo di Maria. Il velo di Maria Bambina. Anche ieri ci sono arrivati questi bellissimi scatti da Loreto. Sì, è vero. Del velo in preparazione. Non perdetevi, andate sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito, li trovate lì. E è veramente una bellissima iniziativa, poiché abbiamo la possibilità di insomma, custodire sotto il velo di Maria Bambina tutti i bimbi e tutti i bimbi che conosciamo, e è veramente bellissimo. Sentiamo già su un'ultima considerazione, un'ultima riflessione che ci arriva da un ascoltatore in diretta. Pronto? Pronto? Sì, benvenuta. Che bello, ho preso la linea, sono contenta. Sì, certo, sei in diretta con noi. Io sono Barbara e telefono da Manfredonia, una vostra affezionatissima ascoltatrice, sostenitrice anche. Benvenuta. E volevo ringraziarvi per questo bellissimo libro di Padre Livio, come sono tutti belli i libri di Padre Livio. E volevo anche ringraziarvi per questa iniziativa così di leggerli anche durante la trasmissione, perché insomma, per io sono non vedente, quindi per noi è comunque bello ascoltare questo, ciò che voi leggete, che per noi è importantissimo, quindi è bello tutto questo. E poi volevo dirvi che a me ha colpito tanto quando Padre Livio ha parlato di coltivare la nostra vita interiore e il rapporto con Dio, cioè coltivarlo giorno per giorno, momento per momento. È vero. Più di tante parole, proprio l'apertura del cuore, mi ha colpito quello che avete detto riguardo a questo, quindi un atteggiamento proprio di fiducia. Sì, perché ringraziarvi per questo. A te, grazie mille della tua riflessione in merito appunto al libro di Padre Livio, Cercate il volto di mio figlio. Grazie carissima. Grazie. Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie. E tra l'altro appunto la nostra amica ci diceva: sono non vedente, quindi questo mi permette di poter ascoltare. Ogni mattina ricordiamo che Padre Livio da lunedì al venerdì commenta in diretta alle ore 10 proprio il libro Cercate il volto di mio figlio. Non perdetevelo, dalle ore 10 alle 10:20 circa, e poi direttamente sul nostro sito potete andare a riascoltare se andate a cercare sul blog Catechesi di Padre Livio, potete trovare tutte le catechesi, ma anche quella del Cercate il volto di mio figlio. Per adesso ne ha fatte solo due di puntate, quindi recuperatele, che adesso dovete guardarle in diretta. Esatto, guardare in diretta e poi aver sotto mano il libro di Padre Livio, che così lo seguite passo per passo. Quindi noi ve lo ricordiamo, il titolo è Cercate il volto di mio figlio, sottotitolo L'esortazione della Madonna a Medjugorje per Edizioni Sugarco. Ricordiamo, Jasmine, come fare per richiederlo? Molto semplice. Mandate un messaggio su WhatsApp allo 031 610 610, segreteria 031 610 600, oppure una mail info.ita@radiomaria.org. Vi ricordiamo che se lo ordinate da noi avrete in omaggio un rosario bellissimo con le perline blu, proprio il colore della Madonna. È bellissimo e vi invitiamo a numerosi. Sì, perché avendolo sotto mano potrete leggerlo e commentarlo insieme al nostro direttore. Quindi mi raccomando. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato durante questa trasmissione, è stato veramente arricchente anche per noi. Noi vi diamo un grande abbraccio, ora è il momento della preghiera.